Sono un essere umano che vive all'inizio di questo nuovo millennio e diciamo che attraverso quello che faccio cerco in qualche modo di far arrivare questa convinzione, che è quella che siamo tutti sullo stesso pianeta e dobbiamo imparare a coesistere nel modo migliore possibile. Sono un muralista, sempre dipinto da quando mi ricordo. La mia ricerca in generale è basata sulla rappresentazione del tempo pittorico, quindi diciamo rappresento il lasso di tempo che ho impiegato a dipingere il muro piuttosto che riprodurre uno sketch di geometrie. Mi occupo di scrittura, mi occupo di poesia in strada, che è una cosa che ha sempre accompagnato la storia dell'essere comunità e del sentirci collettivo, e faccio una cosa che si chiama poesia di strada, che è stata un'organizzazione di pratiche soprattutto efficaci per pubblicare nell'istanza di rendersi pubblico e ricordarsi un pochino che occorre essere sempre abitati e attraversati dalle moltitudini per poter essere moltitudine a tua volta. Sono un artista, un professionista e ci divertiamo a colorare tutto ciò che si possa colorare. Quest'opera in particolare è un progetto che si chiama Habitat e appunto lavora proprio sull'idea della coesistenza fra varie specie nello spazio. Qui a Vimodrone, cioè proprio per morfologia dello stabile, mi ha fatto proprio venire voglia di lavorare sull'icona classica dell'albero, no? Delle mitologie pagane, ancestrali, e l'intervento non sarà appunto solo murale, ma prevede l'installazione di nidi realizzati in terracotta. Poi l'idea è di piantare, sfruttare questo piccolo ritaglio di erba per ricreare quasi simbolicamente quello che era il bosco ancestrale della pianura padana. Quello che mi sono immaginato era appunto un grosso bosco che potesse raccontare una poesia, per collegarmi anche un po' al primo artista, un po' a conclusione di questo ciclo, che aveva trattato un tema ambientalistico naturalistico. Io ho pensato di chiuderlo realizzando comunque un omaggio alla flora e alla fauna della Martesana e di comporlo in maniera molto grafica e minimalista, illustrativa, perché comunque essendo una scuola materna volevo che il linguaggio fosse il più semplice possibile. Il tutto comunque si conclude con un'atmosfera, dal mio punto di vista, molto poetica. Questo muro sicuramente parla dell'interazione delle persone all'interno dei quartieri e come si possa sviluppare un discorso di interazione fra varie discipline per arricchire chi i quartieri li vive. Questo è quello che io ho cercato, diciamo, tramite questi segni di rappresentare in maniera astratta in questo lavoro. Ci sono tanti riferimenti più o meno nascosti. Uno dei forse dei più evidenti è un omaggio al maestro Badarani, che è un artista di Vimodrone che ha lavorato moltissimo sul territorio. E poi ci sono vari significati che possono essere reinterpretati da chi li vede. Essere strumento di una comunità è questione di mettersi a servizio e quindi anche di farsi insegnare, cioè farsi fare un segno dentro. Questo lavoro di scrittura è innanzitutto dovuto alla collettività che ho avuto la fortuna di poter attraversare, e quindi un lavoro di contatto, proprio di relazione, di scrittura vicendevole l'uno sull'altro. Siamo andati poi via via a incatenarle e a scriverle con anche delle istanze cromatiche che appartenessero a chi questo luogo lo vive e lo significa. Vuoto è solo una superficie. Se lo attraversiamo con le nostre istanze, con quell'invisibile essenziale agli occhi, lui, la superficie, si fa l'uomo. La parola inneschi sicuramente mi fa venire in mente le possibilità, e quindi le possibilità che ci sono sempre in un'azione creativa. Per me inneschi è questo, la possibilità di aver lasciato un segno che possa durare nel tempo e possa in qualche modo far bene al prossimo. Innescare
È quel processo che trasforma talvolta la quiete, anche cose piccolissime, in grandissime esplosioni comuni e collettive. Io nella mia scrittura ho il tema della scintilla, ovvero di quegli elementi, come in questo caso, che sono attivatori, ma poi il grosso del lavoro lo va a comporre di solito la legna, quindi la moltitudine che si va a infiammare insieme a te. Chi getta semi al vento è l'innesco, farà fiorire il cielo è l'antitesi e la sintesi di un cielo fiorito primavera che ci appartiene tutti. Penso che sia un desiderio di innescare un processo di trasformazione, di un cambiamento, che può essere nel senso di comunità, può essere nel senso di approccio alla propria vita o alla vita condivisa all'interno delle città. Il cambiamento è sempre positivo, comunque la vita in sé è cambiamento costante, no? Evoluzione, la natura è così.